a centrocampo, il solito centrocampo fruttissimo dell'Inter con Saniti, Cambiasso, Muntari, Stankovic, che viene da un momento straordinario alle spalle delle due punte. Conferma per la coppia Ibrahimovic e Adriano. Sarà anche interessante vedere quale sarà, come detto, l'atteggiamento dell'Inter, cioè se nei primi minuti cercherà di aggredire come non ha fatto all'andata o invece lascerà giocare il Milan. In un derby saperlo aggredire con l'atteggiamento giusto da parte di due le squadre. Ronaldinho, primo tocco all'indietro, viene Calazze, Pirlo, ancora Calazze, anche lui è rientro da titolare, cerca la profondità, colpo di testa di Maicon in anticipo, arriva Adriano, la mette giù con il petto, attaccato da Calazze, poi prova a arrivare Muntari, chiuso subito il ritmo dell'Inter, Ibrahimovic di forza in mezzo al traffico, poi Maldini che esce, c'è fallo su Ibrahimovic, calcio di punizione per l'Inter. Adriano si è liberato per un attimo, solo Ibrahimovic, clamorosa indecisione della difesa del Milan. Sulla palla lunga a cercare le proprie punte, Milan palla a terra e la fa girare molto bene. Il pallone è gestito da Adriano, prova ad andare via Adriano, allarga poi a sinistra per Ibrahimovic. Ancora Ibrahimovic che tiene palla sull'attacco di Beckham, l'arbitro deve fermare il gioco, c'è un fumogeno in campo. Palla verso Abbiati che forse è toccato, finisce giù, poi ha toccato Adriano. Cambiasso cerca la profondità, Ibra la mette giù di petto, Stankovic, buono il controllo, fuori per Muntari, sinistro, sul fondo. Non gli fa mai avvicinare al limite dell'area, al limite queste palle lunghe, come abbiamo visto prima da parte di Zambrotta. Calazze con Adriano, di forza, Adriano fa sportellate, commette fallo, calcio di punizione. Si arrabbia Adriano che era andato a caricare di spalla l'avversario. Si riparte con Stankovic, all'indietro per Muntari, l'apertura subito per Adriano, stacca di testa Calazze, Adriano la tocca prima di lui, c'è Ibrahimovic dentro per Cambiasso, buona transizione dell'Inter, c'è ancora Adriano al centro, servito Stankovic, salvataggio miracoloso di Ambrosini che praticamente segna un gol. È un gol e non un salvataggio quello di Ambrosini. Fabio Pado protesta con il direttore di gara e con i guardalinee. E intanto Adriano dalla parte opposta, se continua così andiamo a 100 all'ora fino alla fine. Adriano prova a tenere palla, trova l'apertura per Ibrahimovic che attacca Pirlo, Pirlo non vuole mollarlo, ancora Ibra che scivola, allora gli porta via il pallone Pirlo, la rimessa laterale per il Milan dimostrato. Maicon arriva, attraversione di Maicon, Adriano 1-0, però è stato giudicato evidentemente involontario. No, in mano proprio. Sì, ma in volontà. Testa mano, segna con la mano. Però bisogna dire che al Milan hanno annullato un gol così, eh. Fai gol con la mano, Fabio. È di mano. Il gol è di mano, e l'avevo visto bene subito in diretta. Ibra. Adriano. Cerca l'apertura ancora per Ibrahimovic che è la giusta di testa per Stankovic, anticipato da Maldini. È stata decisiva la deviazione con il braccio. Penso anch'io. Adriano. Calcio di punizione. Avanza Maicon, c'è Muntari in fuorigioco. Ibrahimovic. Controtempo su Adriano. Chiama tutti fuori sullo sfondo, l'avete visto per un attimo Ancelotti. Adriano si libera bene. Poi cerca la conclusione con il sinistro. Abbiati si distende. Milan non vince la partita con la Regina per un episodio con Sedov che tocca il pallone in mano volontario e involontario, poi va sotto nel derby con un episodio che è molto simile. Dejan Stankovic! Pirlo vede l'inserimento di Stankovic, non lo segue e Ibra la mette lì. Colpo di testa ancora di Ibrahimovic per Cambiasso. Adriano. Tunnel, Ambrosini però riesce a fermarlo, ma sembrava avesse toccato, avesse tentato il tunnel Adriano e Ambrosini avesse toccato il pallone. E questo 1-2 insomma ha messo in grossa difficoltà. L'arbitro manda tutti a prendere un Tecaldo, 2-0 per l'Inter Super Sport. Però la sensazione dopo quei, soprattutto gli ultimi replay che vi abbiamo dato con quel movimento del braccio, grande anticipo Muntari che ripropone in profondità, va Adriano, prova ad andare in velocità, sbaglia completamente Calazze e sul fondo Adriano divora la palla che poteva chiudere il derby. Ecco il replay dell'occasione di Adriano, vedete, prova il cambio di direzione, slitta, ma a quel punto tra l'altro era già tagliato fuori Calazze. Sì, ha calcolato male il rimbalzo.
e poi Adriano sbaglia con il sinistro la palla che avrebbe presumibilmente al secondo minuto chiuso il match. Con la sua velocità non riesce a passare, allora Cambiasso per Ibrahimovic, gli passa davanti Calazzi che manca l'intervento, ancora Ibrahimovic, entra in area di rigore Ibrahimovic, sempre Calazzi, Ibrahimovic dentro, Adriano non arriva e la palla termina sul fondo. Barriera per Ibrahimovic, poi sinistro morbido direttamente sopra la traversa. Poi colpo di testa di Sanetti, Ibra con il tacco splendido per Montari, si Adriano sulla sua verticale, servito un po' in ritardo, cioè un po' all'indietro. Adriano poi per Ibrahimovic, ancora colpo di tacco, si infrange su Seedorf, insiste però Ibrahimovic, fallo di Seedorf, calcio di punizione per l'Inter. Vedete Cambiasso che sta facendo ostruzione visiva ad Abbiati, lì dovrà passare il pallone, lascia il buco Cambiasso e Adriano però non lo centra. Allora Stankovic ancora per Adriano, prova ad andare via, mezzo due, Adriano ancora con il sinistro sul fondo. 147 all'ora ha fatto Adriano qui col Palermo un paio d'anni fa, tre anni fa. Bisogna avere coraggio. Qui il tacco di Ibrahimovic che libera Montari. Ibra, Stankovic, Adriano. Dentro ancora per Ibra, sinistro Abbiati, super parata di Abbiati mi sembra. Poi com'è rimasto il pallone in campo? Ha preso la traversa? Sai che non ho capito? Ah no, ha preso dietro la nostra telecamera, ecco come è ritornato in campo il pallone. Altro calcio d'angolo per l'Inter, cercato il secondo palo, si fa vedere Adriano! Veniva giù lo stadio se segnava così. Si è coordinato, l'ha aspettata questa palla, vedi? Si è coordinato perfettamente, non è riuscito a tenerla bassa. Poi bravissimo Adriano, guardate che spettacolo la girata! Anticipo secco di Santon, la possibilità per Ibrahimovic, ancora Santon dopo le sostituzioni un po' calato il Milan, ancora Ibrahimovic con Santon largo a sinistra, Ibra dentro Montari e sono sempre costretti a rincorrere l'avversario. Guarda qui erano 4 contro 3, esatto, e sempre fa fatica perché ha corso molto. Ibra cambia tutto per Adriano che la mette giù, lo attende Zambrotta. Sposta il pallone Adriano, Zambrotta guarda solo il pallone e mette il fallo laterale. Poi dice che non la rimetterà in gioco lui. Calcio d'angolo col colpo di testa di Santon, poi Seedorf che lotta, mette il piedone, Ibrahimovic occhio a contropiede dell'Inter che parte con Ibrahimovic che trova centralmente Maicon, arriva a Abbiati di corsa e lo anticipa. E allora Montari che spinge dalla parte opposta, cerca di dare in verticale ad Adriano. Adriano contro Maldini che prova a contenerlo, vediamo se diventa verde Adriano, va di potenza Adriano, saltato Maldini, Adriano in area di rigore, ancora Adriano, Adriano Abbiati, salva tutto, la partita è ancora vivacissima e vivissima, c'è Calazzo che tiene il pallone in campo, ha avuto due palle gol Adriano per chiudere la partita, qui era ritornato l'incredibile Hulk, le scarpe sono in tema e Abbiati è prontissimo, alto traversone, c'è Adriano e palla sul fondo. Secondo me, vediamo 16 minuti, 17 minuti. Sono due episodi dubbi nell'area dell'Inter. Esce Adriano ed entra Patrick Vieira. È pronto al rinvio Santon. Colpo di testa di Ibrahimovic, Stankovic, la palla rimane dietro, Stankovic torna sul pallone. Poi la serva di Ibrahimovic, il pallone per Vieira. Stacca di testa Senderos con un fallo su Ibrahimovic per dare ancora indicazioni, qui magari protestava anche per il fallo su Ibrahimovic che adesso gioca col pallone, lo protegge, lo vuole congelare per questo finale, siamo al 47esimo, Ibra, va via Ibra, poi il pallone per Maxwell, c'è Vieira da solo, Maxwell non lo serve, perde un'occasione colossale e l'arbitro manda tutti sotto la doccia, Inter batte Milan 2-1, è stato un derby spettacolare, bellissimo, divertente.